Devo ringraziare l'associazione Roberto Maranda, associazione forense della nostra cittadina, per l'importanza e gli importanti incontri che già in questo anno di nascita, dalla nascita dell'associazione, ha organizzato qui a Venosa. Chiaramente si tratta praticamente di un'associazione che dà molto lustro alla nostra città, essendo la nostra città la città che ha dato i natali importanti personaggi come il cardinale Giovan Battista De Luca, importante giureconsulto, oltre al fatto che nel passato è stata anche sede di importanti attività giudiziarie, è stata sede della pretura. Attualmente c'è il giudice di pace che per volontà dell'amministrazione comunque un ufficio che ancora viene mantenuto a tutt'oggi e speriamo praticamente di poterlo mantenere al meglio anche nel futuro. Un ringraziamento a tutti i presenti, a tutti coloro che sono presenti in questo convegno, avranno anche modo di poter visitare la nostra bella città, avranno modo di poter apprezzarne le qualità monumentali che la nostra città è sicuramente fornita più di tante altre città, non solo nella nostra Basilicata, ma nella nostra Italia. L'Associazione Roberto Maranta organizza il convegno La riforma del processo penale. Introduce l'avvocato Renato Bellasalma, presidente dell'Associazione Forense Roberto Maranta. Saluti del sindaco Tommaso Gammone. Intervengono come saluti la collega, l'avvocato Loredana Satriani del Foro di Potenza, membro del Consiglio dell'Ordine, nonché l'avvocato Di Noia, presidente dell'Associazione Minervino Forense e consigliere del Consiglio di Amministrazione della BCC, Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola, che ha patrocinato questo convegno. Intervengono l'avvocato Giorgio Cassotta, penalista del Foro di Potenza, che parlerà sulle indagini preliminari, il dibattimento e il giudizio abbreviato. La dottoressa Angela D'Amelio, magistrato della Corte di Appello Sezione Penale di Potenza, che parlerà sulla riforma della disciplina e delle impugnazioni. Successivamente interverrà il dottor Gaetano Catalani, presidente sezione penale Tribunale di Matera, che parlerà sulla riforma della disciplina della prescrizione ed estinzione del reato per condotta riparatoria. Modera il convegno l'onorevole avvocato Vincenzo Siniscalchi, giurista e avvocato del Foro di Napoli. La neocostituita Associazione Roberto Maranta nasce in onore del giurista venosino, nato nel 1476 e morto a Melfi nel 1539. Roberto Maranta si occupò nell'ambito del diritto privato, insegnando all'Università di Salerno e successivamente poi all'Università di Palermo. L'Associazione Roberto Maranta opera nel circondario del Tribunale di Potenza e non ha scopi di lucro, ha come obiettivi quello di promuovere la legalità e la giustizia. Ci siamo aggregati in 3-4 mesi e in poco tempo siamo riusciti ad ottenere molti risultati. Infatti l'obiettivo dell'Associazione è quello di tutelare la categoria degli avvocati e soprattutto di promuovere nel territorio eventi formativi che possano far crescere sia i giovani avvocati ma anche avere poi delle collaborazioni con professionisti del settore. Gli altri 100 associati infatti hanno dato prova di quanto questa associazione è cresciuta e certo il nostro obiettivo sarà sempre quello di cogliere eventuali situazioni che possano poi essere modificate successivamente. Ho aderito di buon grado all'invito che mi è stato rivolto dal presidente avvocato Renato Bellasalma di questa bella, nuova ma ben radicata associazione forense, che è l'associazione che si intitola a Roberto Maranta. Ho aderito soprattutto per un atto di solidarietà nei confronti dei colleghi, degli avvocati, dei magistrati
che lavorano in questa antica terra del Melfese, in particolare a Venosa. Il convegno, io svolgo solo le funzioni di moderatore, ma non ce ne sarà bisogno perché ci sono dei colleghi illustri e dei magistrati altrettanto elevati dal punto di vista della loro professionalità, che parleranno di questa complessa riforma Orlando, che si articola in più punti, che è un elemento di novità comunque positivo della legislatura che si è chiusa di recente e crea le basi per un rilancio di alcuni aspetti del processo penale, in particolare per quanto riguarda il rito abbreviato, le impugnazioni e delle regole anche che riguardano la prescrizione. Sono tutti problemi sensibili con i quali si cerca di andare incontro all'esigenza di far andare insieme le garanzie del processo penale e del diritto penale con questa difficoltà enorme di contenere i tempi, e il fatto che il processo sia troppo dilatato è stato causa anche di grandi condanne da parte della Corte europea. Si spera appunto di poter rientrare nei limiti di una ragionevolezza e nei limiti della compatibilità con le norme della Commissione europea. E questo è l'augurio che io formulo a questo importante convegno. Ancora una volta l'Associazione Roberto Maranta è riuscita ad essere tempestiva nell'organizzare e nello scegliere il tema di questo momento di riflessione, in quanto pochi giorni fa è stato approvato il decreto legislativo che ha attuato la legge delega, la novella della riforma del codice di procedura penale, che risale ad agosto dello scorso anno. Questa mattina proveremo, almeno per il tema che mi è stato assegnato, a riflettere nei termini quantitativi e qualitativi in cui l'obiettivo dichiarato della riforma, che è quello di semplificare e accelerare le fasi del processo, in particolare le fasi dell'impugnazione, appunto in che termini queste modifiche possano risultare utili al conseguimento di questo obiettivo. Il tema che trattiamo oggi è quello della riforma Orlando, una legge che ha avuto, diciamo così, obiettivi molto più modesti rispetto a quelli che intendeva perseguire. Non è una vera e propria riforma, è un intervento a macchia di leopardo su alcune incongruenze del processo penale. A me è parso che il legislatore abbia voluto mettere delle toppe ad un sistema che presentava delle falle, e sotto questo profilo devo dire il giudizio non è del tutto negativo. A me oggi è affidato il tema della prescrizione e quello della condotta riparatoria, che sono due cause di estinzione del reato. L'una è estremamente negativa perché impedisce una pronuncia di merito, e l'altra è invece legata alla condotta tenuta dall'imputato nel corso del processo, finalizzata a elidere le conseguenze della condotta illecita posta in essere. Direi che su questa legge ci sono già stati dei contributi della dottrina e della giurisprudenza che ne hanno evidenziato i luci, ma anche ombre. Le ombre sono legate a quelle soluzioni di compromesso che nel nostro sistema si è spesso chiamati a dover scegliere per una contrapposizione che non è solo dialettica, è anche ideologica, tra le varie componenti del mondo del diritto. Io penso che bisognerebbe per una volta superare queste tensioni, avere un intento comune, agire perché la giustizia funzioni e funzioni in tempi rapidi. Il processo penale non può dilungarsi oltre misura e non può essere neanche il modo per tentare di aggirare la sanzione verso i comportamenti antigiuridici. Per questo spero che oggi dal dibattito che penso seguirà a questo incontro possano venire degli ulteriori spunti, perché già la riforma Orlando, proprio in tema di condotta riparatoria, ha visto degli ulteriori interventi normativi nel dicembre 2017, finalizzati a escludere per esempio il reato di stalking dalla possibilità dei reati che si possano estinguere per effetto di condotte riparatorie. Mi auguro appunto di una riuscita positiva di questo incontro, e comunque per me è sempre una gioia tornare nella mia terra di origine.
Questo è un convegno importantissimo, importante anche e soprattutto noi ringraziamo l'associazione che aiuta il Consiglio dell'Ordine a fare una formazione delocalizzata, delocalizzata perché questi importanti eventi portano dei relatori altrettanto importanti su temi fondamentali della giustizia, quale appunto quello della riforma Orlando, un tema attualissimo perché noi sappiamo che è di ieri la notizia che è stata indetta dalle Camere Penali l'astensione per il 13 e 14 marzo, proprio in ragione del fatto che la seconda parte, diciamo, della riforma relativamente all'ordinamento penitenziario non ha trovato attuazione. Quindi noi ringraziamo questo, il territorio e i colleghi del territorio perché ci danno un importante incontro di confronto su questo tema fondamentale con relatori di elevato spicco. Buongiorno, oggi è un'occasione di dibattito nel territorio del Vulto di Melfese, per alcuni diciamo anche una connotazione di ripristino di vecchi legami, diciamo quelli che erano collegati e che credo animino un po' anche l'Associazione Maranta, quelli del distretto del Vulto di Melfese e del vecchio Tribunale di Melfi. Ma ovviamente oggi andiamo avanti, ci sono anche gli amici di Potenza, ormai questa fusione è già in atto da tempo e insieme dibatteremo di temi importanti come il tema della giustizia, ovviamente importante, tema che riguardano soprattutto l'aspetto delle innovazioni introdotte con la legge Orlando. I temi sono molteplici, in buona sostanza e per fare una chiosa generale rispetto a quello che è il tema che andremo a trattare, potremmo dire che quella che è la riforma Orlando è in parte la codificazione del diritto vivente. Praticamente abbiamo assistito a un fenomeno inverso, è la giurisprudenza che detta i tempi della normativa susseguente e non è la normativa che in qualche modo dirige l'interprete che poi ovviamente è la giustizia in senso lato. Ovviamente è un tema di dibattito ampio, sarà sicuramente, riteniamo, interessante per noi operatori del diritto, ma è interessante anche per i semplici cittadini, perché ovviamente è un tema che riguarda tutti, la giustizia e la libertà delle persone, ovviamente è un tema di fondamentale importanza, costituzionalmente garantito. Mi auguro che sia un buon lavoro e che possa essere interessante. Sono l'avvocato Pasquale Di Noia, consigliere di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola. Come sapete, la Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola ha qui a Venosa una delle sue più importanti filiali e da sempre vicino a questo territorio, ai soci della città di Venosa e ha accolto con vivo e grande interesse simili iniziative culturali. Ed è quindi motivo per la nostra banca, motivo di compiacimento aver patrocinato questo convegno che peraltro si tiene in una splendida cornice quale quella della sala del trono del Castello del Balzo di Venosa e peraltro tratta un argomento oggi molto importante, particolarmente sentito e particolarmente attuale quale quello della riforma del processo penale. Devo dire che è motivo di grande, dicevo, compiacimento perché questo convegno poi è organizzato e promosso dall'Associazione Forense Roberto Maralta, un'associazione che organizza diversi convegni di interesse culturale con relatori di primaria importanza, quale è quello oggi che si tiene qui a Venosa. E dicevo, è motivo di compiacimento perché peraltro è organizzata e costituita questa associazione da avvocati, una categoria professionale con la quale la banca, la nostra banca spesso interagisce. Quindi devo dire e devo complimentarmi con l'associazione, con il suo presidente per aver organizzato un convegno di altissimo livello. Grazie e buon lavoro a tutti. La giornata di oggi è il quarto convegno che organizza la nostra associazione che non ha ancora spento la prima candelina. È una crescita costante dell'associazione Maranta grazie al contributo dei soci e soprattutto del direttivo che è sempre presente e collaborativo. Cerchiamo di organizzare degli eventi
che siano di grande attrazione per gli avvocati, eventi formativi che ci vengono riconosciuti al Consiglio dell'Ordine. E dobbiamo dire che questa crescita corrisponde anche il numero di tesseramenti, siamo arrivati a 120 soci a quasi un anno dalla nascita e speriamo di superare quest'anno i 150, accreditandoci come un'associazione che è un punto di riferimento territoriale per gli avvocati, con un momento di aggregazione, di riflessione, di scambio di esperienze. Noi come politica forense cercheremo di investire sul territorio, quindi organizzeremo, come abbiamo già fatto a settembre a Lavello, incontri anche a Palazzo San Gervasio, a Melfi, a Rio Nero in Vulture e in altre località. Proprio questo per dare il segnale di attenzione verso la classe forense che oggi vive un momento di crisi e penso che un'associazione che riesce a amalgamare la classe degli avvocati, riesce a stare vicino alle istituzioni, è un'associazione che ha qualcosa da dire e che è un elemento positivo, un momento di crescita sia culturale che professionale.